movimenti impiegati nella tecnica del buon fresco devono essere necessariamente di origine minerale. Possono quindi provenire da minerali estratti e poi macinati, così come da polveri colorate provenienti da alcuni terreni, soprannominate terre, appunto, oppure ocre. Fondamentalmente si tratta di argilla colorata naturalmente da una certa quantità di ossido o idrossido silicati di ferro e spesso, come accadeva anche per altri pigmenti, il loro nome deriva dalla terra di appartenenza, di derivazione. La sinopia, per esempio, che proveniva da Sinop, in Turchia, una terra rossa chiara, molto simile a quella di Roussillon, in Francia, o quella di Pozzuoli in Italia, o di Venezia, o di Inghilterra, oppure la più famosa terra di Siena, o ancora i numerosi bianchi che prendevano il nome dalle scogliere delle isole greche. I colori, invece, che provenivano da pigmenti derivati da animali o da piante, sono sempre stati evitati nella tecnica del buon fresco, a causa della causticità della calce stessa, il legante dell'affresco. I pigmenti organici, infatti, sono facilmente alterabili dalla basicità della calce. Per precisione, anche alcuni colori minerali non possono essere utilizzati nella tecnica del buon fresco, a causa della stessa motivazione. E questi sono quelli che contengono rame, piombo, zolfo, mercurio. E questo era già noto ai tempi di Giotto, visto che lui stesso ne fu testimone nella Basilica di Assisi assieme a Cimabue. Quindi, fatta eccezione di alcune pietre semipreziose che vengono macinate, quale ad esempio il lapislazzulo, la gamma cromatica dell'affresco si concentra su quelle che vengono chiamate terre minerali. Queste garantiscono una grande stabilità alla luce, alla temperatura, agli agenti atmosferici, ma certamente non sono estremamente accesi come tonalità. Di conseguenza, nella storia della pittura murale, i pittori si sono trovati a fare i conti con committenti che invece richiedevano colori più intensi, più brillanti, che catturassero immediatamente l'attenzione dello spettatore. E quindi questi colori in genere di origine naturale, animale o vegetale venivano applicati dopo l'essiccazione dell'affresco utilizzando leganti ancora organici come l'uovo o la colla animale. Uno degli esempi più classici è l'applicazione del blu. In alternativa al costoso lapislazzulo veniva utilizzato il blu azzurrite, il quale proviene dal rame e quindi non poteva essere applicato con la tecnica del buon fresco, bensì a secco utilizzando un legante organico. Ma siccome il blu era particolarmente trasparente, per renderlo più intenso erano soliti stendere una base rossastra o nera precedentemente ad affresco. Ed è proprio questo colore rosso che vediamo maggiormente oggi nelle pitture medievali o rinascimentali ad affresco, perché il blu che vi era stato steso sopra si è danneggiato nel tempo ed è ovviamente caduto. In buona sostanza, quello che vediamo oggi nelle pitture medievali e rinascimentali è ciò che era stato realizzato con la vera tecnica dell'affresco e quindi con la giusta gamma cromatica dell'affresco. Perché tutto ciò che è stato applicato in un secondo momento con leganti organici si è inevitabilmente deteriorato nel tempo. I pigmenti per l'affresco sono sempre diluiti con sola acqua. Quella del rubinetto o quella distillata sono entrambe valide, ma la migliore è l'acqua di calce, cioè quella che galleggia dentro i secchi di calce, che viene ovviamente fatta riposare per essere più trasparente possibile. I pigmenti per l'affresco, una volta in contatto con l'acqua, dovrebbero depositarsi sul fondo, in quanto più pesanti della molecola dell'acqua. I pigmenti animali e vegetali invece rimangono in sospensione sull'acqua, in quanto di peso specifico minore.
prima di cominciare il lavoro, un pittore di affreschi dovrebbe avere tutte le tonalità e tutti i colori singolarmente preparati in barattoli anticipatamente. Nonostante la gamma cromatica così limitata, nel tardo medioevo, nel Rinascimento, i pittori sono stati capaci di creare queste scene così armoniose, così contrastanti nei toni, in maniera eccellente. Nel periodo barocco, invece, la pittura a buon fresco venne surclassata, venne sorpassata da una tecnica più veloce che richiedeva l'utilizzo della calce nei pigmenti, in quanto a causa della maggiore ampiezza delle giornate di lavoro, il pittore o i pittori avrebbero terminato l'opera nei giorni successivi, utilizzando quindi la calce con i pigmenti per i colori più chiari e i pigmenti con un legante organico come l'uovo per i colori più scuri.